Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Continuiamo la nostra carriera, il nostro walkthrough su questo videogioco in cui siamo praticamente degli spruzzini umani con la missione Pulisci lo scivolo a spirale. Con annesso achievement faremo quindi. Come già saprai, il mio scivolo a spirale è sporchissimo dopo essere rotolato giù lungo il torrente Willows. In che senso uno scivolo a spirale è rotolato giù da un torrente? Vabbè, non indaghiamo. Ma non rimanghiamo al passato, esatto, lascia perdere. Quello di cui dobbiamo preoccuparci adesso è che mi rifiuto di vivere in un mondo in cui uno scivolo a spirale incassa meno di una giostra da 4 soldi. Incazzato, signor Kevin. Grazie mille, Kevin. Bene. Allora, andiamo a dare un'occhiata ai dettagli, questo va bene. I messaggi e iniziamo il lavoro. Come sempre vi ricordo che durante il video parlerò molto poco, ma prima vi spiegherò l'achievement di questa mappa. Praticamente ci viene chiesto di pulire per primi gli oggetti che hanno le luci, quindi questa insegna. Poi andiamo un po' a vedere. Forse da decorazione porta, non credo che abbia delle luci, perché se le luci sono queste qui. Guardali, guarda come brillano le luci. Diamo un attimo una pulita qua, va. Anche questo no, questo palo insegna un'altra cosa, ok. Tra l'altro questa è l'idropulitrice più forte di tutti. Ok. Perfetto, insegna fatta. Poi andiamo un po' a dare un'occhiata, eh. Là sopra vedo le luci. Vediamo un po' se sono quelle, sono delle luci da fare. Questo. Luci decorative, sì, penso che luci decorative sia proprio da fare. Facciamo così. Luci decorative non viene pulito. Strano. Forse continua più su? Forse sì, perché continua più su. Ok. Sto pulito. Devo stare attento a non pulire il resto, eh. È fatto.
Quanti ne mancano? Ne mancano ancora un bel po'. Quella, tra l'altro, è la ruota di la giostra di cavalli che abbiamo pulito l'altra volta. Che abbiamo pulito nell'episodio 21, se non sbaglio. Ok, vediamo se abbiamo fatto tutte queste luci. Insegna. E luci decorative fatto. Ora dobbiamo andare a pulire forse ancora più su qualcosa, perché qui non mi sembra di vedere altre luci. Qui non mi sembra di vedere altre luci. Aspetta. Guardala qua, cos'è questo? Telaio circolare superiore. Ok. Ma è questo? Sì, questo qui. Devo stare attento a non pulire anche altre cose.
Attenti alla piattaforma qui sotto, eh. Non dobbiamo pulire quella, mi sa. Ok.
Ole, fatto. Ed ecco l'obiettivo. Bene, ora possiamo darci la pazza gioia pulendo tutto.
E così adesso Kev vorrebbe che gli ripulissi lo scivolo? Da crepare dalle risate. No, perché lo sto facendo io.
La tua tecnica è eccellente, grazie. Onestamente lo so.
Sono felice di vedere che ti stai facendo un nome. Ho bisogno di qualcuno con la tua abilità e la tua integrità morale nel mio hangar privato. In che senso la mia integrità morale? Consigli per migliorare. Ah, questo vuole pure darmi consigli. Spara il getto dritto in aria e lascia che la gravità faccia il resto.
Pensi che sarebbe esagerato posizionare un'enorme catapulta in cima per lanciare i miei clienti giù per lo scivolo? Come scusa? Ma questi se ne escono ogni volta con delle cose assurde. Vorrei che il mio scivolo a spirale fosse il più veloce del mondo. E beh, in quel caso sarò il più veloce del mondo a chiudere.
Ok, ed ora alla caccia a chi è rimasto fuori. Guarda qua queste ringhiere. Qua, ringhiera. Parete scivolo questa. Ok, e poi vediamo un po' cosa potrebbe mancare. Questi, guarda qua. Telaio circolare. Anche questo sopra. Ok, fallo ringhiera. Vediamo un po' di vedere cosa manca, perché a me sembra di aver fatto quasi tutto. Telaio della porta d'ingresso, ok. Telaio scivolo. Pannelli quinto livello. E telaio finestre, ok. Andiamo a fare il telaio della porta d'ingresso. Ok.
Guardalo lì sotto. Lo sporco che si è annidato. Poi, le finestre. Il pannello quinto livello e telai finestre. E in più telaio scivolo. Telaio circolare. Bordo scivolo. Telaio scivolo. Questo. Eccolo. E tu lo stronzo. Ecco perché non si riesce a prendere questo da qua. Ecco fatto. Poi telai finestre e pannello quinto livello. Uno di questi. Ecco questo qui dentro. Figurati. Spruzziamo un po' dentro. Sarà da usare il ponteggio. Ed è qual è? Questo? No, questo. Ok. Eccolo, provato. Ed ora telaio finestra. Dai, ho saltato male. Vabbè, andiamo su sul soffitto. Cioè, andiamo su con lo scivolo. Non so perché abbia detto andiamo su sul soffitto. A caso. Allora, telaio finestra. Tu. Scusate, ma telaio finestra. Questo è il pannello. Il telaio finestra dovrebbe essere questo. Sì, un po' buggatino, però bene comunque. Eccone qui uno. E l'ultimo, eccolo qua. Lavoro completato. Guardiamo il timelapse. Ottimo lavoro, una prova magistrale di lavaggio a pressione. Il mio scivolo a spirale è senza dubbio la trazione più alta e direi anche più pulita del Luna Park, perciò è la migliore. Una squadra di ispettori ha esaminato lo scivolo e finora non ha trovato alcun residuo di sporco. Complimenti, 7 e mezzo su 10. A 7 e mezzo su 10 te lo metto in quel posto, però noi continuiamo volentieri. Dovremo pulire nel prossimo episodio un jet privato, ma questo. Per questo episodio è tutto, è durato anche tantissimo. Perciò, grazie per aver seguito il video fino a qui e ti ricordo di mettere un mi piace al video se ti è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensi di questo livello e di questo videogioco e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!